Sì, portineria. Sono Cyril, vorrei entrare da mio padre. Cyril chi? Cyril Catouille, mio padre abita al quinto. Non abita più qui già da un mese. Lasciato in un istituto per un mese al massimo da un genitore inetto e codardo, il dodicenne Cyril cerca disperatamente e instancabilmente di ritrovare le tracce dell'uomo, che è l'unica famiglia che abbia al mondo. E tu? Cosa? Non inviti un amico per te? Non sono fatti. Una donna incontrata per caso, Samantha, ritrova la sua bicicletta venduta dal padre bisognoso di spiccioli e accetta di prenderlo con sé nei fine settimana. Per il ragazzo è solo il primo passo nell'accettazione dell'abbandono paterno, un processo in cui troverà l'assistenza generosa e solidale di Samantha. Che ci fai qua? Sono due ore che ti cerco dappertutto. Non è colpa sua, era dall'altra parte della città con una gomma forata, l'ho portato al garage. Non ti ho chiesto niente. Fedeli al loro stile, i fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne non si dilungano nei proemi e nelle spiegazioni e ci introducono immediatamente nel mondo di Cyril, ragazzo pieno di rabbia e di energia. Non importa. Vivido, essenziale e lineare nella scrittura, il ragazzo con la bicicletta è caratterizzato, come sempre nell'opera dei Dardenne, da una regia poco ostentata, ma precisa ed efficace. Cosa ti ha detto tuo padre? Se poi Cécile de France è una sicurezza, è sorprendente il lavoro dei fratelli belgi con il giovanissimo Thomas Doré, un'autentica forza della natura che i Dardenne arginano, plasmano, illuminano per raccontare una storia di semplice e toccante umanità. Questa è lei che deve dirgli.